Federica Corrado, sono professoressa al Politecnico di Torino, Dipartimento di IST, nel settore della tecnica e dell'urbanistica. Il mio impegno in questi ultimi 10 anni rispetto alla ricerca si è molto concentrato sulla questione dei territori montani, sull'arco alpino in particolare, ma non solo. Un interesse che in qualche modo è andato a incrociare quello che è stato anche un cambiamento in termini di ricerca, di temi della ricerca, a partire circa dagli ultimi 10 anni. Cosa è cambiato sostanzialmente in questo arco temporale? Intanto il primo cambiamento è il modo in cui si guardano i territori montani. Questo dobbiamo dire che è dovuto anche a una posizione assunta in sede di Unione Europea a partire dall'inizio del nuovo secolo, quando con i primi documenti Europa 2000, Europa 2000 Plus, in qualche modo la montagna non è stata vista come un territorio da assistere, ma bensì come un territorio protagonista che ha delle caratteristiche molto specifiche che possono essere spese all'interno di processi di sviluppo. Di qui possiamo dire che nasce una nuova centralità della montagna che è stata in qualche modo celebrata, potrei dire, quasi più di un anno fa, durante il convegno di Camaldoli organizzato dalla Società dei Territorialisti, in cui molte associazioni, università, accademici, esperti hanno firmato un manifesto, il manifesto di Camaldoli, che proprio andava in qualche modo a declinare questo concetto di nuova centralità della montagna. Io credo che la prima parola che dobbiamo legare a questa centralità della montagna sia il termine di innovazione, della capacità dei soggetti che abitano la montagna di innovare. Chi sono questi soggetti che abitano la montagna? Certo non sono più soggetti come quelli che ci potevamo immaginare e che in qualche modo hanno costituito lo stereotipo dei nostri immaginari, no? Da Heidi, il nonno di Heidi, eccetera. No, ci sono dei cittadini, sono dei protagonisti attivi. Il contadino della montagna di oggi spesso è un ragazzo laureato che decide di continuare l'attività dei propri genitori, anzi spesso ha la capacità di innovarla. Accanto a queste figure arrivano nuove figure però dentro le comunità alpine, che sono quelli che abbiamo definito in una ricerca di ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti nuovi abitanti. E anche qui abbiamo un panorama molto vasto, perché questi nuovi abitanti possono essere dei cittadini urbani che sono, per vari motivi, soprattutto a crisi in primis, sono usciti dal mondo del lavoro nelle aree urbane, hanno deciso di, come dire, seguire invece quella che era magari solo una passione, un tempo dedicato magari allo sport, eccetera, che adesso invece si trasforma in un progetto di vita, in un progetto economico, trasferendosi appunto in montagna. Ma sono anche i migranti, sono anche quei soggetti che provengono da territori extraeuropei per vari motivi che sappiamo, di scelta forzata che li porta a venire appunto in Italia, in Europa, e che vengono in qualche modo, si localizzano diciamo in territori montani. Ecco, qui ci sono molti esempi positivi, io penso al territorio dove abito, faccio un po' un riferimento personale, la Valle di Susa, che ha fatto davvero un lavoro molto interessante con i migranti, nel senso che ha fatto un lavoro di inserimento di questi soggetti in base a quelle che erano i loro interessi, le loro capacità, la voglia di salire in quota, che non è un elemento banale. Perché questi soggetti spesso sono anche portatori di conoscenze locali, tipiche ovviamente dei loro paesi, ma che da noi possono essere comunque rimesse in gioco. Penso a tutta la comunità che si è stabilita nell'entroterra ligure per la ricostruzione dei muretti a secco, ma penso appunto alla mia Valle di Susa, ai pastori romeni che sono andati appunto a sostituire dei lavori dei lavoratori che non volevano più svolgere una serie di lavori, perché come sapete bene l'Alta Valle di Susa oggi è il simbolo di quello che è il turismo alpino, no? Ecco, tutto questo processo molto complesso che è iniziato ormai secondo me da circa una decina d'anni
ha portato una grande ibridazione nei territori alpini. Un'ibridazione ancora tutta da capire, perché in realtà i numeri vanno letti continuamente di questa, come dire, di questa entrata e uscita dai territori. Sappiamo che non sono numeri grandi, sia in termini di nuovi abitanti, che come dicevo possono decidere a livello regionale, provinciale di spostarsi, sia anche in termini di migranti che vengono localizzati in questi territori. Non sono grandi numeri, ma sappiamo che per la montagna sono numeri importanti, perché spesso vuol dire rivitalizzare magari un borgo, un piccolo paese, dando di nuovo uno slancio sociale, ancor prima che economico, mi verrebbe da dire, no? Quindi, come dire, ricucendo spesso anche delle lacerazioni, direbbero gli antropologi, che si sono in qualche modo costruite dentro la comunità. Ecco, allora qui secondo me scatta una seconda parola chiave di tutto questo ragionamento, che è il cambiamento culturale. Io credo che questa sia una parola che dovrebbe attraversare un po' tutti i discorsi di trasformazione territoriale, a prescindere dalla montagna, ma che in questo momento si possono fare nel nostro paese, no? Cioè, serve un cambiamento culturale. Credo che però in questo momento la montagna sia avanguardia anche in questo, ecco perché non ho centrato la montagna, perché la montagna con le sue comunità, che spesso sembrano comunità molto chiuse, ma anche qui gli antropologi ci direbbero che spesso invece sanno costruire reti molto lunghe, magari sono molto corte nel locale le loro reti, ma sanno costruire reti molto lunghe, quindi hanno una capacità di apertura molto lunga verso l'esterno. Ecco, in questo processo la montagna è stata un po' un'avanguardia, quindi aprendo, no, all'ibridazione con nuove idee, nuovi ragionamenti e quindi con nuove attività, perché poi concretamente tutto questo come si è tradotto? Nell'apertura di nuove attività, penso a quel signore marocchino che nella zona della Valdastico in Veneto ha messo in piedi tutta una serie di coltivazioni sui terrazzamenti di menta, no? Quindi non certo una coltivazione tipica di quei territori, ma una coltivazione delle proprie terre, ma che in qualche modo, no, ha saputo rielaborare, rileggere all'interno di questi territori. Ecco che quindi la montagna oggi è sicuramente un grande laboratorio culturale. Questo credo sia ciò che oggi permette alla montagna di riporsi al centro del dibattito, non come un territorio da assistere, quindi non con tutto un discorso di assistenzialismo che non credo meritino gli abitanti della montagna, ma anzi con un discorso invece di protagonismo. E credo in questo senso che oggi la montagna abbia davvero molto da insegnare alla città, dove vediamo che l'innovazione invece scarseggia, dove vediamo che si fa fatica a creare nuove risposte alla crisi, mentre vediamo che in montagna l'apertura di nuove imprese con nuove idee, sempre più green, quindi anche in un'ottica che è quella tracciata dall'Unione Europea, arrivano risposte interessanti.